Oggi vorrei parlare anche qui su YouTube di Temu, perché dopo il video che ho pubblicato su TikTok in cui facevo emergere qualche dubbio in relazione all'utilizzo dell'app di Temu, ho aspettato di vedere come evolveva la situazione per poi fare una sorta di video aggiornamento. In questo video però ve lo dico già, finirò per allargare il discorso perché a mio parere non si può comprendere il fenomeno di Temu senza prendere in considerazione anche altri fattori. Vi prego di seguirmi attentamente e restare con me fino alla fine perché voglio proporvi anche uno spunto di riflessione. Andiamo per gradi. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, lo riassumo molto brevemente. In pratica, Temu è un'app di e-commerce che potremmo definire come una sorta di AliExpress 2.0, che da quando è arrivata sul mercato americano ed europeo ha avuto un tasso di penetrazione davvero impressionante, e questo per via dei prezzi bassi dei prodotti cinesi abbinati ad una scontistica particolarmente generosa, almeno all'inizio dell'esperienza utente. Detto questo, perché ha fatto discutere? Perché una società di analisi ha sollevato qualche dubbio sull'app di Temu e in particolare sulla sua sicurezza, incentrandosi sulla quantità esagerata di permessi richiesti per il suo utilizzo e poi anche per il modo in cui lavorano le rispettive app di Android e iOS, arrivando quindi ad ipotizzare che all'interno del codice dell'app Temu si nascondesse una sorta di malware o che i dati raccolti vengano poi messi a disposizione del governo cinese. Il motivo per cui questa sorta di scandalo, se così vogliamo definirlo, è esploso è dovuto al fatto che Temu appartiene ad una società Pinduoduo, la cui app è già stata bannata dai rispettivi store Android e iOS, proprio perché è ritenuta dannosa e quindi questo precedente ha finito per gettare un'ombra di sospetto anche su Temu. Per darvi un'idea di grandezza di Pinduoduo, a fine 2021 era già l'e-commerce più grande al mondo, con 788 milioni di utenti contro i 779 di Alibaba e, pensate, i 300 milioni di Amazon. Quindi capiamo bene gli ordini di grandezza. Questo è in breve quanto è successo ed è il motivo per cui io stesso, qualche settimana fa, consigliavo di usare Temu dal browser piuttosto che dall'app. Ora però è passato diverso tempo e le rispettive app di Temu sono ancora lì nei rispettivi store di Google e Apple. Questa cosa mi sta facendo un po' riflettere. Se l'app di Temu è potenzialmente dannosa, con tutto il polverone di critiche che si è sollevato, possibile che i rispettivi store non siano intervenuti? O è forse più probabile che gli sviluppatori di Google e Apple non abbiano rilevato nulla di così potenzialmente pericoloso, sebbene rimanga un certo comportamento, come dire, al limite nel modo di lavorare dell'app? Devo quindi ammettere che l'assenza di una decisione, per così dire, punitiva da parte dei rispettivi app store rappresenta un segnale abbastanza chiaro per il momento, ovvero l'app probabilmente non è un covo di malware. Detto ciò, però, mi rimane un po' di scetticismo nel modus operandi dell'app e qui mi riallaccio al finale del mio video di TikTok in cui dicevo di trovare esagerato il modo con cui Temu propone insistentemente offerte, giochi, sconti e quant'altro con l'unico scopo, ovviamente, di spingerti all'acquisto. Ho voluto quindi approfondire ulteriormente come lavora Temu per cercare di farmi un'idea la più chiara possibile e sono andato a leggermi anche, ad esempio, l'articolo pubblicato da Sole 24 Ore in cui si cerca di dare una giustificazione ai prezzi eccessivamente bassi di Temu. Quello che in sostanza ci dice il Sole 24 Ore è che il modello di business di Temu elimina una fetta di intermediari cinesi che avevano la tendenza negli altri store a far alzare i prezzi, perché ovviamente più intermediari sono presenti all'interno della filiera e più il prezzo crescerà a discapito del consumatore. Quindi, secondo l'articolo, Temu andrebbe direttamente dai produttori, i quali sono disposti magari a svendere l'eccesso di produzione che la popolazione cinese non è riuscita a digerire, ovvero i prodotti che sono rimasti invenduti. Questa cosa è probabilmente vera in parte, perché facendo un'analisi comparativa di prodotti simili e che prende in considerazione ad esempio gli store di Amazon, Temu, AliExpress, si scoprirebbe che talvolta un prodotto conviene magari su AliExpress, altre su Temu, ma altre ancora, sebbene in percentuale inferiore, converrebbe comprare su Amazon, anche perché a parità di prezzo Amazon fornisce ben altre garanzie. E questa mia teoria potrebbe essere confermata dal fatto che Temu stessa nel suo sito ad andare in cerca di venditori o produttori, che sono due cose nettamente differenti. E questo significa che su Temu si trova probabilmente un po' di tutto. Quello che purtroppo non sappiamo sono le condizioni commerciali con cui operano. Comunque, ora come ora, Temu è generalmente conveniente, ma non lo è sempre nel 100% dei casi. Ci sono però tre aspetti che a prima vista non sembrano del tutto chiari, e qui si tratta
non solo di Temu, ma di tutto questo viavai di pacchi che arrivano dalla Cina. Il primo, apparentemente non chiaro, è l'applicazione dei dazi. Da luglio 2021 qualsiasi prodotto, indipendentemente dall'importo, dovrebbe essere soggetto a dazi, ma chi acquista su Temu avrà notato che generalmente non li ha i dazi, non vengono applicati. E questo è dovuto al fatto che, se non ho capito male io, se qualcuno la sa meglio mi corregga, Temu dispone di una ragione sociale registrata in Irlanda e quindi, pagando tasse IVA in quel paese, in virtù di un regime particolare stabilito a livello europeo, per i beni fino ai 150 euro non dovrebbero esserci particolari problemi in merito ai dazi. E detta così, a me sembra un bel cavallo di Troia per la Cina, non so a voi, ma a me lo sembra. Il secondo aspetto riguarda la mia incapacità, magari soltanto mia, ma se non lo è fatemelo sapere nei commenti, a giustificare la spedizione di un pacchetto pagato pochi centesimi di euro, il quale mi viene spedito dalla Cina, probabilmente sfruttando dinamiche di groupage similari, a volte gratuitamente e per la cui consegna forse anche soltanto il costo della benzina sostenuto dal postino che dall'ufficio postale arriva alla mia cassetta della posta supera il valore dell'oggetto. Questa cosa a me fa letteralmente andare di matto, anche perché se poi io vado in posta per spedire una raccomandata che debba andare da un paesello all'altro, restando in Italia, devo dare il sangue. Qualcuno qui riesce a spiegarmi come fa un cinese a spedirmi un pacco senza spese di spedizione apparenti? Per favore, qualcuno me lo dica. Il terzo aspetto invece è quello più importante, garanzie, certificazioni, le norme generali comunque che chi vende un prodotto nell'Unione Europea dovrebbe rispettare. E qui, apriti cielo, davvero è una giungla, una giungla. Spesso mancano le istruzioni, i boccettini di contenenti liquidi senza minimamente indicarne la composizione, ma quello che ovviamente più fa incazzare è il fatto che manca spesso e volentieri la marcatura CE e non è prevista la garanzia dei 2 anni. Garanzia che magari non mi interessa particolarmente su un prodotto di 50 centesimi, ma se vado a spendere qualcosina di più, allora magari non mi dispiacerebbe averla. L'utente europeo in cuor suo sa che pagando poco rinuncia a tutto questo e probabilmente gli sta bene, non prendiamoci in giro, è così. E se davvero non lo sa, allora è proprio ignorante. Insomma, anche se volessi chiudere un occhio sul discorso legato alla sicurezza dell'app di Temu, si potrebbe tranquillamente disquisire su altri aspetti legati a questo tipo di commercio che ribadisco non essere un problema strettamente correlato a Temu, ma verso il quale occorrerebbe davvero cercare di aprire gli occhi, perché se è vero che da una parte fa comodo pagare tutti questi prodotti una manciata di centesimi, bisognerebbe anche capire che questi tentativi di farci diventare una sorta di colonia cinese, e forse magari in un certo senso lo siamo già diventati, vanno a scapito nostro e l'Europa, una volta tanto, dovrebbe trovare il modo di garantire obblighi e condizioni che già ci sono, ma che non vengono minimamente rispettati. Non si tratta quindi, dal mio punto di vista, di proibire, ma del rispetto delle regole. Ho cambiato idea in merito a Temu? Nì. Personalmente continuerò a dargli un'occhiata, ma non dall'app. Alla fine è forse l'unica cosa che siamo ancora in grado di fare per nostra scelta. L'app, quando la usate per come l'ho vissuta, è troppo vogliosa di proporti qualcosa per spingerti all'acquisto. Infine, vorrei porvi uno spunto di riflessione. Tutta questa diatriba potrebbe essere che rientri tranquillamente in una lotta più ad ampio spettro USA-Cina, all'interno della quale noi, in quanto Europa, fungiamo solo da spettatori o, meglio ancora, da terra di conquista. Provate a pensarci, una volta c'erano Instagram, Facebook e Amazon a proporci servizi e prodotti e hanno regnato per anni incontrastati. Adesso questi non sono spariti, ma abbiamo Temu e TikTok. È chiaro che qualcosa sta cambiando, l'ago della bilancia tecnologica e commerciale pende sempre più a favore della Cina in questo momento, solo che mentre con l'America generalmente le regole sono un po' più chiare in sintonia con quelle europee, non si può dire la stessa cosa della Cina. Pensateci. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale, ma soprattutto commentate qui sotto perché voglio capire davvero come la pensate anche voi. Ci vediamo al prossimo video.